Buonasera da Alessandro Parisi, l'Esport Academy, che vi dà il benvenuto in questa partita tra FC Legend e Protezione Civile, che apre il gioco. Ci sarebbe largo il numero 19 servito adesso. Guadagna metri, in buca ancora molto bene per il numero 20, che va alla conclusione, primo tiro. Palla poi per il numero 22, conclusione! Bella parata per il portiere della FC Legge, ma attenzione che l'azione non è finita. Rimane lì il pallone per il numero 10, la conclusione, altra parata miracolosa. Poi il tiro! E il gol! La sblocca la Protezione Civile! Dopo neanche un minuto! La Protezione Civile ancora in possesso di palla, ancora. Scusate, adesso la recupera con un buon pressing, conclusione da fuori. Assolutamente per l'Italia, bloccato dal portiere dell'FC Legend. Il numero 22 alla battuta di questo calcio di punizione, da distanza considerevole. Va per la battuta diretta, conclusione schermata dalla barriera, finisce in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Protezione Civile, battuto velocemente, cerca la girata di testa. Pallone che però si deposita sul fondo. Pallone in verticale interessante con il numero 9, se non ha visto male, a cercare una sponda per il numero 4, conclusione. Farà in bocca al portiere. Attenzione a questo recupero palla da parte del numero 4, che ben porta, ribattuto, la conclusione, la rete. La sblocca, anzi raddoppia la Protezione Civile, 2-0. La Protezione Civile ancora in trazione offensiva con il proprio numero 18 che apre il gioco bene dall'altra parte. La Legend però riesce a spedire il pallone in calcio d'angolo, in rimessa laterale, perdonate. Pallone poi giocato immediatamente, conclusione altissima. Altro pallone intercettato, questa volta però la Legend lo recupera a sua volta, conclusione da distanza siderale da parte del numero 10 che va a centimetri da un gol pazzesco. Aperto il pallone verso il numero 19 che cerca un'imbucata dentro, il numero 10 della Legend combina un pasticcio, pallone che rimane lì, il numero 19 alla conclusione. La Protezione Civile rischia tantissimo di, anzi scusate, la Legend rischia tantissimo di concedere il terzo gol. Punizione affidata allo specialista, il numero 10 della Legend che va in porta e costringe a un grande intervento il portiere della Protezione Civile. Rilancio lungo, il numero 22 in verticale, salta un uomo, va la conclusione, strepitosa respinta da parte del portiere dell'FC Legend, adesso spinge la Protezione Civile ancora di più per cercare il terzo gol. Rimessa laterale battuta velocemente nel cuore dell'area della Legend che libera verso il proprio esterno, l'appoggio all'indietro però impreciso, recuperato ancora il pallone della Protezione Civile, pallone dentro, la conclusione di sinistro, pallone altissimo, pallone ancora intercettato dalla Legend che però non riesce a trovare spazio. Il numero 19 in verticale verso il numero 22 che va la conclusione da fuori e trova con complicità del portiere il gol del 3-0. Si accascia però pericolosamente qui. Calcio d'angolo per la Protezione Civile, battuto corto, allontanato, spazio per il numero 19, la conclusione, si coordina benissimo, non trova però la porta. Punizione battuta velocemente, la conclusione e il portiere si supera dicendo di no, il gol della bandiera della Legend. Porta avanti ancora il pallone della Legend che sta costruendo più adesso che nel resto dei minuti di partita. Attenzione a questo pallone filtrante, la conclusione, un'altra occasione sul finale, si è svegliata forse troppo tardi per la formazione in maglia bianca.
Calcio d'angolo battuto dentro, allontanato. L'arbitro, triplice fischio. Finisce così. La Protezione Civile vince 3-0 contro la Legend. Alessandro Perisi, l'Esport Accademia, cura una buona serata.